vediamo. Ieri abbiamo saltato per la conferenza. A proposito, avete sentito la conferenza? Come è stata? Interessante? Piacere. Okay. E quindi diciamo, volevo completare questo argomento relativo alle modalità con le quali si progettano gli stadi delle generate delle turbomacchine, sia sia operatrici. Noi per il momento stiamo per fare degli esempi su cui ragionare, ci stiamo riferendo a turbomacchine molto lunghe e quindi siamo partiti con l'esempio delle turbine assiali, che come vi dicevo sono quelle più impiegate nei grossi impianti che abbiamo studiato, insomma, quando le potenze in gioco e quindi le portate sono elevate, si preferisce sempre la macchina a flusso assiale, quali quelle che abbiamo iniziato a studiare. Allora, abbiamo visto la differenza, abbiamo capito la modalità con la quale viene effettuato lo scambio di lavoro tra fluido e macchina, abbiamo studiato l'equazione di Eulero, che è appunto alla base di questo trasferimento di lavoro. E poi, visto questo, siamo passati ad analizzare queste due modalità principali con le quali si possono realizzare questi elementi che rappresentano, diciamo, l'elemento base della nostra macchina, turbina, compressore che sia, ovvero lo stadio, l'insieme di una parte fissa e una parte mobile. Abbiamo imparato a chiamare statore e rotore, e abbiamo visto appunto che uno stadio lo si può realizzare con due modalità differenti, okay? A seconda di, in parole povere, alla fine la sostanza sta nel vedere qual è il tipo di energia che mettiamo a disposizione della parte mobile del rotore per trasformarlo in lavoro, in energia meccanica. Vi ricordo rapidamente, abbiamo detto più volte queste cose, però giusto per ripartire un attimo, reintroduciamo il discorso. Abbiamo detto, se mettiamo a disposizione del rotore esclusivamente energia cinetica che avevamo ottenuto a spese dell'energia di pressione che possiede il fluido quando entra nella parte fissa della macchina, quindi nella parte fissa trasformiamo l'energia di pressione o entalpica in energia cinetica e facciamo avvenire questa trasformazione in maniera completa, cioè gli diamo un certo delta H da trasformare a tutto lo stadio, in tutto lo stadio lo trasformiamo in incremento di energia cinetica nella parte fissa. Quindi nella parte mobile, che è l'unica, come vi ricordo e come ben sapete, l'unica che può produrre lavoro, questa produzione di lavoro deriva dalla trasformazione energia cinetica, energia meccanica e basta. Abbiamo visto che esiste anche un'altra
modalità, ovvero ha segnato un salto di pressione, un salto di delta H a tutto lo stadio. Questo può essere trasformato in incremento, solo in parte in incremento di energia cinetica nello statore, e conservarne una parte sotto forma di energia entalpica o di pressione ancora disponibile in questa forma nel momento in cui il fluido incontra la parte mobile. Quindi, dicevo, la differenza sostanziale sta a vedere nel rotore: il lavoro che si produce viene ottenuto partendo esclusivamente da energia cinetica, prima ipotesi, e abbiamo chiamato ad azione quello stadio, ovvero con R grado di reazione uguale a zero, oppure il lavoro può venire fuori da contributi sia dell'energia cinetica sia dell'energia di pressione ancora disponibile all'interno del rotore. E questi sono gli stadi cosiddetti a reazione, quelli con appunto un grado di reazione R maggiore di zero, e per grado di reazione intendiamo proprio questo, cioè l'aliquota di energia entalpica che ancora è in possesso del fluido, ancora non è stata convertita completamente nello statore, quindi ancora può essere convertita in lavoro all'interno del rotore. Quanto maggiore questa aliquota, tanto più grande sarà quel R, che varia teoricamente fra 0 e 1. È chiaro che 1 non ha molto senso fisico, e 0 dà vita allo stadio d'azione, come abbiamo detto, e valori maggiori di 0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, grosso modo questi sono i valori più utilizzati, stanno ad indicare appunto che di un assegnato salto entalpico assegnato a tutto lo stadio, una certa frazione viene trasformata in lavoro direttamente nel rotore. E queste erano le distinzioni che avevamo fatto. Poi ci eravamo concentrati per fare un esempio. Avevamo fatto il caso appunto di una turbina, abbiamo detto, a flusso assiale. Flusso assiale quindi significa nella direzione del moto, quindi non queste che sono radiali, ma ecco, di questo tipo qui, quindi con il flusso che passa nella direzione, l'asse di questa ruota, immaginatelo perpendicolare alla lavagna, e quindi il flusso passa attraverso lo statore, attraverso il rotore, nella direzione dell'asse, quindi non subisce variazione della sua distanza dall'asse di rotazione, la distanza R, quindi in senso radiale non cambia, e quindi questo ci porta a scrivere le nostre relazioni come abbiamo visto prima, dove appunto il vettore velocità periferica, il prodotto omega velocità di rotazione per il raggio R, la macchina radiale evidentemente il raggio, appunto come sta ben evidenziato in questa immagine, entra il fluido a questo raggio ed esce a quest'altro, e quindi chiaramente U con 1 e U con 2 saranno diversi, okay? Nella macchina assiale, siccome i raggi di ingresso e di uscita non cambiano, rimangono invariati, come abbiamo detto appunto, la semplificazione è che la velocità periferica è uguale fra ingresso e uscita del rotore. Questo ci ha fatto scrivere, partiamo qui, l'equazione di Eulero, quindi l'abbiamo scritta in questi termini, o in termini di
per la macchina assiale questo termine non c'è, okay? E qui U è la stessa, che il grado di reazione H1-H2 su H0-H2 lo possiamo scrivere come al denominatore tutti e tre questi assiale, questi termini li possiamo eliminare. Dopodiché, appunto, eravamo passati a fare un esempio, l'abbiamo completato, e quindi vado in fretta, se no non aggiungiamo niente stamattina, facciamo solo ripetizione. Avevamo fatto il nostro esempio relativamente a una macchina con grado di reazione uguale a zero. Che cosa significa uguale a zero? Significa appunto che questo succede perché H1 è uguale a H2, ovvero il salto entalpico assegnato a quello stadio, quindi 0, questo è l'ingresso del ricordo i simboli, 0 è l'ingresso dello statore, 2 è l'uscita del rotore, diciamo, il salto entalpico viene trasformato integralmente in energia cinetica all'interno dello statore, cioè il fluido espande nello statore fino alla pressione che è stata assegnata a quello stadio, espande tutto nello statore. Quindi, come dicevamo prima, trasforma l'energia entalpica in incremento di energia cinetica, e al rotore presenteremo come energia da poter trasformare in lavoro soltanto l'energia cinetica acquistata nello statore, solo questo. Quindi nel rotore il fluido non riesce ad avere una, non avrà più espansione, perché abbiamo detto nel rotore entra alla pressione P1, esce alla pressione P2, e queste due coincidono, e quindi diciamo anche la sua velocità, il modulo della sua velocità con la quale il fluido si muove all'interno del rotore deve necessariamente rimanere costante. Se stiamo nell'ipotesi di flusso, nell'ipotesi ideale di flusso isentropico, e quindi poiché non c'è un'energia di pressione a disposizione nel rotore, è chiaro che la velocità del fluido non può cambiare. E quindi questo termine, nel caso, nell'esempio R uguale 0, è uguale appunto a 0, e chiaramente questo ci dà R uguale 0. Questo era il caso, quindi, di cui abbiamo parlato. È tutto chiaro? Sto andando un po' veloce perché sono tutte cose che abbiamo detto, mi servivano così un attimo per ripartire. In questa ipotesi poi siamo andati a vedere, diciamo, la forma da dare a questi triangoli, ovvero a queste pale, alle pale rotoriche, al fine di avere il massimo rendimento di questo stadio. Rendimento dello stadio direi ideale, perché appunto abbiamo detto giusto un attimo fa,
noi non stiamo considerando le perdite di natura fluidodinamica, le perdite dovute alla viscosità del fluido, quindi gli attriti, le perdite di carico, altre perdite di seconda importanza, ma comunque esistente in queste macchine, che pure esistono, legate proprio alla forma di queste rette, eccetera, e comunque nessun tipo di perdita, tranne una inevitabile, ovvero quella relativa all'energia cinetica del fluido, che possiede il fluido quando lascia il rotore, ovvero C2 quadro mezzi, ok, rappresenta una quota di energia cinetica che avevamo messo a disposizione dello stadio, ok, perché allo stadio mettiamo a disposizione un contenuto di energia cinetica C1 al rotore, scusate, mettiamo a disposizione una quantità di energia cinetica pari a C1 quadro mezzi, che avevamo ottenuto a spese del delta H, che era stato trasformato nello statore, e però di fatto, appunto, come sta scritto qui, nel rotore rallentiamo, cioè la velocità assoluta da C1 non passerà a zero, passerà a un valore C2 quadro mezzi, che necessariamente C2 non può essere pari a zero, perché deve consentire al fluido di lasciare lo stadio e portarsi presso all'ingresso dello statore dello stadio successivo. E quindi questa è una fetta di energia, okay, che il fluido aveva acquistato nello statore, ma che non è stata, se se la porta via nel momento in cui lascia lo stadio, vuol dire che non l'ha resa disponibile a trasformarla in lavoro. Ecco perché la consideriamo una perdita, e appunto nell'ipotesi di flusso ideale è l'unica perdita che prendiamo in considerazione. E però si vede che se è inevitabile, diciamo, è utile andare a vedere come disegnare quelle pale affinché questa perdita sia la più piccola possibile. Avevamo concluso che, imponendo l'uguaglianza dell'altezza dei due triangoli, che significa dire imporre una componente assiale del vettore velocità assoluto, quindi C1A è uguale a C2A, e questo per avere appunto per l'equazione della continuità, diciamo, questo minimizzare quindi sotto questa ipotesi il modulo del vettore C2 significa nient'altro che renderlo perpendicolare alla direzione della velocità periferica U, ovvero imporre uno scarico del fluido quando lascia il rotore perfettamente assiale, okay? Quindi una C2U uguale a zero. Quindi nelle condizioni di questo possiamo scrivere così. Okay, quindi nelle condizioni di massimo rendimento, ovvero di minima perdita allo sbocco, questa diventa semplicemente U per C1. I triangoli di velocità assumono questa forma di questo tipo qui, da cui le considerazioni che avevamo fatto la volta scorsa, e che non starei a ripetere. La cosa importante da cui dobbiamo ripartire adesso è appunto che, imponendo, per i motivi che abbiamo appena richiamato, lo scarico assiale nello stadio ad azione, si vede che questo risultato si ottiene se e solo se il vettore della velocità
periferica e quello della velocità assoluta di ingresso stanno fra loro in un ben preciso rapporto, che appunto è il rapporto di funzionamento, si chiama così, nominale, caratteristico delle turbomacchine, ovvero se si vuole appunto minimizzare la perdita allo scarico, almeno quella, oltre a quelle che nel flusso reale poi sarà cura del progettista per cercare di minimizzare, nel flusso ideale l'unica perdita che abbiamo preso in considerazione è questa della velocità di uscita. Se quindi si vuole ottimizzare il rendimento in questo caso, il rapporto U su C con 1 non può essere lasciato al caso, ma fissato il valore dell'angolo alfa 1, sul quale pure abbiamo già fatto delle considerazioni sulla scelta, su come fare a scegliere alfa 1, se non avete dubbi non le ripeterei, e diciamo avevamo scoperto che in questo caso appunto questo rapporto deve essere fissato alfa 1, deve essere pari proprio alla metà del coseno di quest'angolo alfa 1. E sulla scorta di queste cose avevamo visto il valore che andava ad assumere il rendimento, il valore che andava ad assumere il lavoro specifico, la potenza e quant'altro. Abbiamo impiegato qualche minuto per reintrodurre, non mi andava di partire direttamente. Tutto a posto, tutto chiaro? Se c'è qualche dubbio potete approfittare, diciamo, di questa sorta di riepilogo e ne possiamo parlare ancora. L'altra cosa appunto interessante a questo punto da fare era andare ad applicare questo tipo di discorso, questo stesso tipo di ragionamento, a questa volta ad uno stadio con R maggiore di 0. E ricordo che avevamo detto chiaramente le cose che adesso andremo a vedere le potremo applicare, saranno valide qualunque sia il valore di R purché maggiore di 0. Quindi sia che R valga 0,2 oppure 0,7, okay, le cose che adesso andremo a dire evidentemente saranno valide comunque. Quindi, stando così le cose, anziché appunto scegliere un valore casuale per R, facciamo un esempio in cui R sia maggiore di 0 ma proprio uguale per esempio a 0,5. Perché questo? Perché questo ci consente di fare più rapidamente dei nostri calcoli e quindi alla lavagna rapidamente possiamo trovare le espressioni che ci interessano. La logica però, torno a ripetere, rimane la stessa qualunque sia il valore di R maggiore di 0. È esattamente la logica, non varia, cambiano evidentemente le espressioni che troveremo per U su C con 1, per L con S, eccetera, e quindi saranno un po' più complicate da scrivere, ci porterebbero via un po' di tempo. Ecco perché facciamo questo esempio con R uguale 0,5. D'accordo? R uguale 0,5, sempre imponendo altezze uguali al triangolo delle velocità in ingresso e al triangolo delle velocità in uscita, significa dire appunto avere questa imporre questa simmetria ai due triangoli, ovvero che il modulo della velocità relativa in ingresso coincide col modulo della velocità assoluta in uscita e il viceversa, il modulo della velocità assoluta in ingresso coincide con quello della velocità relativa in uscita. Quindi vedete questa, questa simmetria, quindi C con 1 coincide il modulo con W con 2, W con 1 con C con 2. E questo è quello che succede nel caso
generico, insomma, questa è la rappresentazione dei triangoli di velocità in un generico stadio a reazione con grado di reazione R uguale a 0,5. Okay? Se poi facciamo il passo successivo, pari pari, diciamo, seguendo la stessa logica che abbiamo visto l'altra volta e che adesso rapidamente abbiamo richiamato per lo stadio ad azione, ovvero quella di capire, questi sono appunto generici, questi due triangoli possono essere fatti così, ancora più diciamo distanziati rispetto a questo asse di simmetria, dipende dai valori numerici di questi quattro moduli che stanno riportati lì, d'accordo? Quindi possono essere, questo è un esempio insomma di un generico stadio con grado R uguale a 0,5. Se però noi appunto vogliamo, analogamente a come abbiamo fatto per lo stadio d'azione, vogliamo andare a vedere quale forma devono assumere questi triangoli e quindi le pale del nostro rotore, imponendo allo stadio uno scarico prettamente assiale, cioè una C con 2 perpendicolare alla velocità periferica, ecco che questi triangoli assumono questa forma simmetrica che vediamo qui, allo scopo appunto di se questa è la configurazione, questo è l'assetto che ci garantisce con R uguale 0,5 il massimo rendimento ideale, eccolo qua, sì, tra parentesi, ideale di questo stadio. Okay. Ok, questa va ancora bene, la possiamo ancora scrivere così. Qua nello stadio a reazione evidentemente non possiamo più cancellare il contributo dell'energia, questa appunto è praticamente rappresentativa di quel fatto che abbiamo detto all'inizio, cioè proprio il concetto di stadio a reazione, ovvero che parte del lavoro deriva dall'energia entalpica che viene trasformata in lavoro direttamente nel rotore, è questa qui, ok? Rappresenta proprio questo, mentre quest'altro termine rappresenta l'energia cinetica che è stata messa a disposizione del rotore tramite la precedente trasformazione entalpia energia cinetica che era avvenuta nello stadio. Quindi questo è uno stadio a reazione, quindi abbiamo per definizione di stadio a reazione abbiamo entrambi questi contributi. Nel caso specifico di R uguale 0,5 significa che addirittura abbiamo questa simmetria nel senso che il contributo che deriva da qua è uguale al contributo, metà e metà praticamente, e quindi il lavoro si ottiene pescando una metà, pescando il termine un po' troppo vago, insomma, trasformando per lavoro, cioè la metà del lavoro si viene a ottenere trasformando l'energia cinetica che è stata messa a disposizione del rotore dopo la trasformazione nello statore, e per un'altra metà dall'energia entalpica che si trasforma in lavoro direttamente all'interno del rotore. Okay? Abbiamo chiarito bene. Questo evidentemente appunto metà e metà nel caso dell'esempio che abbiamo fatto dove R uguale 0,5, se R valeva 0,2 voleva dire che questo valeva 80% e quest'altro 20% e via discutendo. Okay?
Molto bene. Allora, ancora una volta, la cosa importante adesso da andare subito a vedere, per ottenere questa disposizione, quindi per passare dalla generica configurazione, questa qui, a quest'altra, qual è la differenza? Questa è quella che garantisce il massimo rendimento ideale. Quindi per passare da questo a questo vuol dire, appunto, vedete qui U su C con 1, insomma, stanno fra di loro in un rapporto qualsivoglia. Per ottenere il massimo rendimento, d'accordo, ideale, occorre che la U e la C con 1 siano, vedete qui come sono diverse fra di loro, questa grafica ci aiuta in questo caso, e quindi sono diverse, quindi questo significherà che C con 2 sarà grande a piacere, non sarà la minima possibile con questo per quanto riguarda questo stadio. Per ottenere C con 2 minima possibile occorre avere questa simmetria in questi triangoli, ma fisicamente che cosa significa? Significa che il vettore U e il vettore C con 1 devono stare fra di loro in un rapporto che non può essere casuale, okay? Questo è il concetto e il motivo per cui si disegnano queste figure, non è per esercitarci con la geometria dei triangoli, il teorema di Pitagora, eccetera. Il motivo fisico sta in questo, andare a scoprire appunto qual è il rapporto, come devono stare fra di loro. Vi ricordate, questo ve l'avevo detto, i vettori U e C1, nel senso che U, la velocità periferica, è un valore che è abbastanza imposto, diciamo così, al calcolo, perché dipende da omega, la velocità di rotazione, e questo abbiamo detto molto spesso, dipende, è uguale, molte volte, se non uguale, fortemente condizionata dalla velocità dell'utilizzatore di questa turbina. Che serve questa turbina? Okay? Deve fornire lavoro a chi? E quindi questi utilizzatori di solito hanno delle precise modalità di funzionamento a cui corrispondono precisi valori della velocità di rotazione. Date poi le dimensioni della macchina, le quali dimensioni evidentemente dipendono dalle portate di fluido, e quindi appunto dimensione della distanza per esempio dall'asse di rotazione, omega r è la nostra. Quindi molto spesso, quindi questa è bloccata, è determinata, più che bloccata è determinata dall'utilizzatore, questa è dipendente dalla portata, e quindi quello che volevo dire è che appunto la U non risulta praticamente un grado di libertà in mano al progettista dello stadio, e quindi al contrario il progettista dello stadio dovrà fare in modo che fare i suoi calcoli affinché la C con 1 appunto sia tale che quando vado poi a rapportarla a questa U che è la, diciamo, assegnata allo stadio, il loro rapporto in funzione del grado di reazione, abbiamo visto prima il grado di reazione R uguale 0, U su C con 1 bisognava fare in modo tale che fosse pari a coseno di alfa 1 mezzi, quando R è uguale a 0,5 andiamo a vedere cosa quale deve essere il valore assunto da questo rapporto. E come vi dicevo, a questo punto, guardando questi triangoli, la cosa è molto semplice, perché è questo tipo appunto di scelta col valore R uguale 0,5, ecco perché abbiamo scelto proprio quel valore, ci consente di semplificare molto le cose a livello di grafica. Torno a ripetere, a livello di logica, se invece di 0,5 avessimo scelto 0,2 o 0,3 o 0,8 non sarebbe cambiato nulla, soltanto non avremmo avuto una geometria così facile e immediata da farci trovare i nostri risultati, okay? E quindi, ripeto, con questa geometria si vede subito appunto che in questo caso U su C con 1, diciamo, questo rapporto rispetto al caso ad azione R uguale a 0
è coseno di alfa 1, è scomparso in mezzi, quindi è doppio, che vuol dire, come abbiamo detto, alfa 1 è un solitamente un angolo piuttosto piccolo, compreso fra 10 e 20, il più delle volte fra 12 e 16, 18, quindi ha un campo di variabilità abbastanza limitato, a cui corrispondono valori del coseno poco inferiori, come potete immaginare, poco inferiori all'unità. Quindi questo significa, come si vede appunto, richiamo la vostra attenzione sul fatto appunto che questa rappresentazione grafica non è che ci dobbiamo fermare alla grafica, non è che stiamo facendo la geometria del piano, dei poligoni regolari, insomma, questa grafica appunto ci fa vedere come, appunto, vedete, nel caso generico, vedete che differenza c'era fra U e C con 1, e questo portava a una C con 2 che sicuramente sarebbe stata lontana da quella di massimo rendimento. Imponendo le condizioni di massimo rendimento significa dire, appunto, se, come dicevo prima, la U la consideriamo un dato di input del nostro progetto, significa che dobbiamo fare in modo tale che la C con 1 sia abbastanza simile, non molto distante, diciamo, può essere appena appena più grande di U, perché il loro rapporto deve fare, che ne so, 0,9 se coseno di alfa, se alfa vale 12-13 gradi, ok? E quindi vuol dire che la U e la C devono essere quasi uguali, insomma, C con 1 può essere un pochino più grande di U, ma non grande a piacere, se si vuole minimizzare la perdita dell'energia cinetica allo scarico dello stato. Ok? Coseno di alfa 1 mezzi. Il rendimento, quindi massimo, quindi questo rendimento dello stadio nelle condizioni ideali, questa volta appunto è un poco più complicata l'espressione, perché nel caso di stadio a reazione, allora dobbiamo confrontare l'energia messa a disposizione dello stadio, che è sempre il contributo dell'energia cinetica che lo statore aveva messo a disposizione del rotore. Nello stadio ad azione c'era solo questo, ok? Abbiamo scritto un attimo fa. Qui invece lo sappiamo, abbiamo detto più volte, c'è anche il termine relativo al salto del TAC che viene trasformato direttamente nel rotore. Questo è quello che era messo a disposizione del rotore. Quello che invece utilizziamo è questo, e quindi, diciamo, il discorso sulle velocità abbiamo appena fatto. Quindi, diciamo, la logica è la stessa, vedete, questa rappresenta sempre l'unica perdita, e quindi ecco anche in questo caso il motivo per il quale andiamo a fare la C con 2 assiale, e quindi anche in questo caso la C con 2U nelle condizioni di massimo rendimento, se vogliamo le condizioni di massimo rendimento, questa C con 2U è pari a 0. E togliamo tutti questi due da qua sotto. E quindi che espressione ha questo rendimento? Allora, ancora una volta, insomma, vediamo abbastanza bene questi triangoli, appunto ci aiutano perché vengono fuori calcoli molto semplici, diciamo,
C con 1 meno C con 2 quadro sarebbe il quadrato costruito su questa ipotenusa meno il triangolo costruito su questo cateto. È evidente che ci danno il quadrato di quest'altro cateto, che sarebbe la nostra U. E quindi questo lo possiamo scrivere come U quadro, altrettanto da quest'altra parte, ok, anche W con 2 al quadrato, quadrato di W2 meno il quadrato di W1 ci danno il quadrato ancora una volta della U, ok? E quindi U quadro più U quadro, questo è lo stesso e lo riscriviamo qua sotto, e C con 1 quadro, e vabbè, sarà abbiamo scritto qua, C con 1 quadro sarà U quadro su cos'è quadro di alfa 1. Scriviamo così, quindi diciamo l'espressione è un pochino più articolata rispetto a quella che avevamo trovato per lo stadio ad azione l'altro giorno. Okay? E quindi questo significa che dividiamo tutto per U quadro, sopra rimane 1 più 1, 2, su 1 su cosa in quadro, più 1, cioè alla fine, scriviamo qua, uguale a 2 cosa in quadro. Alfa 1 su 1 più cosine quadro. Questo è il nostro rendimento ideale nelle condizioni di massimo, appunto, avendo progettato lo stadio, quindi avendo avuto cura di fare in modo che il rapporto fra U C con 1 sia questo qui assegnato. Ok? Bene. Ci resta da... resta da valutare il lavoro e la potenza scambiata, il lavoro scambiato è U per C con 1 U, ok? Abbiamo scritto qua, in queste condizioni di massimo rendimento, quindi in condizioni di massimo rendimento, quindi sarebbe U dove C con 1 U, ovvero C con 1 cosino di alfa U, vale proprio U, quindi U per U, U alfa. Ok? Per riprova adoperiamo questa qui, questa l'abbiamo già detto, questo vale U quadro mezzi, questo l'abbiamo scritto qua, no? Queste relazioni, quindi questo è U quadro mezzi, e quindi naturalmente avremo U quadro. Sia se adoperiamo questa espressione, sia se adoperiamo quest'altra, fortunatamente ci troviamo lo stesso risultato per il lavoro scambiato. Quindi la potenza sarà M punto per U quadro, che è un risultato abbastanza interessante. Cosa interessante, quindi vedete
questo è questo è quello è un po' più piccolo, ma è esattamente quello che era riportato nell'immagine di prima, che ci è stata utile per fare i nostri discorsi geometrici. La cosa importante è tradurre tutto questo. Vi ricordo, qualora vi sfuggisse, che questi due triangoli sono importanti, intanto ci perdiamo del tempo e li studiamo, perché ci forniscono, diciamo, le tangenti. I vettori di velocità relative rappresentano le tangenti al bordo della pala, evidentemente all'ingresso e all'uscita. Noi per semplicità scegliamo queste due sezioni, ingresso e uscita. Se ripetessimo questi ragionamenti per tante altezze delle pale, troveremmo le indicazioni, appunto, le direzioni del vettore W ci darebbero diciamo il profilo della pala del rotore. E quindi, appunto, imponendo questa simmetria, vediamo appunto questo bordo d'ingresso verticale, e altrettanto invece il bordo d'ingresso verticale, la W con 2 deve avere questa velocità, deve avere questa direzione se si vuole la velocità assoluta minima, come abbiamo detto un attimo fa, e quindi grosso modo le pale assumono questa forma. Interessante, appunto, vedete la differenza. Quindi questo è un disegno abbastanza realistico di uno stadio di turbina assiale a reazione, con grado di reazione particolare, cioè scelto proprio pari a 0,5, quindi però un generico stadio a reazione avrebbe una forma della palettatura rotorica comunque simile a questa, ok? Vedete, con queste pale che si vanno a stendere un po', vedete la differenza con le pale dello stadio ad azione, ok? Dove la pala, appunto, è simmetrica in base alle considerazioni che facemmo l'altro giorno, dovendo il modulo della W con 1 essere pari al modulo della W con 2, quindi hanno questa lo stadio d'azione, le pale del rotore dello stadio d'azione si riconoscono facilmente perché hanno questa simmetria, questa forma a mezzaluna, diciamo, ok? Mano a mano che aumenta il grado di reazione, diciamo, la pala resta sempre più coricata all'interno. Adesso non so se ce l'ho l'immagine, forse no, però questa è con 0,5. Se facessimo un esempio con R0,7, troveremmo questa pala ancora più distesa in questo senso. Con R invece 0,4-0,3 la troveremmo un po' più raddrizzata in questo senso qua, non so se rendo. Comunque, concentriamoci su questi due esempi. Vedete, diciamo, quello che voglio sottolineare è che tutti i discorsi che abbiamo fatto, il tempo che abbiamo dedicato a quelle questioni geometriche, il seno, il coseno, il teorema di Pitagora, cioè, era tutto finalizzato ad ottenere questo risultato, questo disegno, ovvero vogliamo fare uno stadio con R imposto. Abbiamo fatto i due esempi, R uguale 0, R uguale 0,5. Abbiamo anche detto che vogliamo vedere e imporre le condizioni di massimo rendimento ideale per lo stadio. Tutte quelle considerazioni, appunto, di natura geometrica, ripeto, che abbiamo fatto fino a un attimo fa, ci servono per arrivare a questo risultato, ovvero che il rotore viene caratterizzato da pale la cui forma, grosso modo, è questa, se appunto R è uguale a 0,5, era questa simmetrica quando R era uguale a 0. Okay? Quindi la conclusione è che questa forma cambia, e cambia parecchio, in funzione di R, assolutamente. Okay? Per ogni valore di R voi troverete pale, a partire da R uguale 0 con questa mezzaluna, con questa configurazione simmetrica. Mano a mano che R
cresce, supera lo zero e cresce, tendendo ad uno, diciamo, avremo pale di forma diversa, come abbiamo detto. Nel caso specifico di R uguale 0,5, il risultato sarebbe questo. Questo è il concetto fisico importante che dovete tenere a mente. Ok, tutto chiaro? Dubbi? Nessun dubbio? Allora possiamo fare un confronto però forse sarebbe tutta la confrontare i risultati di questi due esempi che abbiamo appena fatto, cioè da una parte uno stadio ad azione e da un'altra uno stadio a reazione con R0,5. Ripeto, in qualunque questo vale, fa fede, diciamo così, per qualunque stadio a reazione, cioè con R maggiore di 0. Per nostra comodità abbiamo scelto il valore 0,5, le considerazioni, ripeto, sarebbero le stesse se R invece di valere 0,5 valesse un qualsiasi altro numero maggiore, purché maggiore di 0. Okay. Abbiamo visto che nello stadio d'azione abbiamo trovato un rapporto di funzionamento che era coseno di alfa 1 mezzi. Questo ci forniva un rendimento ideale dello stadio pari a coseno quadro di alfa 1. Questo non l'abbiamo scritto stamattina, l'abbiamo già trovato la volta scorsa. Ok, e il lavoro era quindi specifico, era 2 u quadro, quindi la potenza era m punto 2 m punto. Okay. Nello stadio a reazione abbiamo appena trovato che C1 è proprio coseno di alfa 1, il rendimento ideale dello stadio in queste condizioni di minima C2 allo scarico era questo, un poco più articolato. Allora, la prima cosa che possiamo dire subito, poi dovremmo fare invece delle considerazioni per mettere dei paletti, ma magari lo facciamo fra qualche minuto. Diciamo soltanto questa cosa, appunto, confrontando, perché qui compaiono solo parametri geometrici, a parità di alfa 1, come vedete, a parità di alfa 1, se confrontiamo queste due espressioni, se fate due conti, un po' di insomma, siccome coseno quadro di alfa 1 è un numero minore di 1,
no, scritta semplicemente così o così, è a parità quindi di alfa 1, quindi di quel cosequadro, il termine, il risultato che si ottiene nella colonna R uguale a 0,5 supera leggermente quello che si ottiene relativamente allo stadio ad azione. E questo è il primo risultato, che il rendimento ideale, per questioni puramente geometriche, dello stadio a reazione è un po' più alto, non di molto, ma un pochino più alto rispetto a quello dello stadio ad azione. Lo ripeterò fra poco, però una cosa importante, cioè che questo qui, appunto, io non mi dimentico di scrivere questo ideale, nel senso, questi sono rendimenti di stadio se vi tirate fuori un numero, appunto, cos'è quadro di alfa 1 che verrà fuori 0,88 per esempio, di alfa 1 che vi ho detto, 0,89, 0,87, questo come ordine di grandezza. Ok, sono dei valori ottimistici, perché vi ricordo è ideale, è un rendimento nel caso in cui l'unica perdita è rappresentata dall'energia cinetica allo scarico, che abbiamo minimizzato con quel disegno delle pale di cui abbiamo parlato prima, e quella però rappresenta l'unica perdita. Nel caso reale, dove ci sono le perdite di natura fluidodinamica, vi ricordo che queste particolarmente sono proporzionali, queste perdite direttamente proporzionali al quadrato delle velocità di efflusso. Quindi quegli stadi che tendono a far correre di più il fluido all'interno di statore e rotore, evidentemente patiscono perdite più elevate, e questo ce lo andremo a ricordare. È chiaro che lo stadio ad azione è proprio quello che impone delle velocità di flusso più elevate, e quella ripartizione metà e metà del caso 0,5 evidentemente consente velocità più basse. Quindi, per dire che in questi ideali questo è leggermente più alto, nella realtà può diventare significativamente più alto, perché accanto a questo effetto puramente geometrico si aggiunge l'effetto importante fluidodinamico, ovvero quello che le perdite di carico negli elementi a reazione pesano un po' meno che non negli elementi ad azione. Il risultato è che in generale il rendimento di uno stadio a reazione è più alto rispetto a quello di uno stadio ad azione. Prima di proseguire, qualche dubbio, qualche perplessità?